Mi riconoscerai. Rinnovato il logo, rinnovato lo staff, i ragazzi dell'Università di Teramo rilanciano la seconda edizione del Talent Canoro Uniti Unite, al via con le selezioni ogni martedì alle ore 20:30 a partire dal prossimo 10 febbraio. Location, anche questa nuova, l'Arts Factory. Puntiamo come sempre a coinvolgere l'Ateneo, ma soprattutto la città, visto che questo Ateneo è nella città, perciò la maggior parte degli iscritti è dell'Ateneo, ma come sempre lasciamo aperta la possibilità ai non iscritti all'Ateneo di partecipare. Le iscrizioni al Talent sono gratuite e basta mandare una mail a infounitiunite@gmail.com. E verranno scelti 12 concorrenti, 6 dalla giuria tecnica che sarà presente lì, rappresentata da 2 giudici, e altri 6 che verranno ripescati in base alle esibizioni video che saranno riviste dalla giuria diciamo di qualità che le selezionerà, e quindi per un totale di 12 concorrenti che accederanno alla fase radio. Ogni gara consisterà in 5 puntate radiofoniche negli studi al quarto piano della facoltà di giurisprudenza, quartier generale di radiofrequenza. I concorrenti presso il campus potranno frequentare gratuitamente laboratori con professionisti non solo del canto ma anche del mondo dello spettacolo. La finalissima sarà a maggio con i 4 più bravi, interamente dal vivo e aperta a tutti. In premio c'è sempre l'incisione di un singolo inedito, come è accaduto lo scorso anno con Sara Fulvi, e speriamo di ripeterci anche con il video, perché siamo riusciti a fare anche il videoclip. A vincere la prima edizione Sara Fulvi, che ha potuto così incidere il suo inedito Solo un minuto, canzone scritta da Ivana Matucci, cantante dei Rosanera. Allora, io ho partecipato all'inizio per scherzo, grazie a mio fratello che poi fa proprio questa facoltà, che si sta per laureare, e ho detto proviamoci. Poi faccio il conservatorio anche, faccio lirica in realtà, quindi mi sono cimentato con qualcosa che non avevo mai fatto, non studiando mai musica, quindi ho detto proviamoci e è andata bene.